Un ben ritrovato a tutti voi, cari amici di Spazio Arte. Siamo nuovamente qui per una nuova puntata. Al mio fianco, come sempre, l'opinionista Eliana Cardellini. Ciao Eliana, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti voi che ci seguite. E special guest oggi in collegamento da Dubai, un grandissimo artista. Lui è Pietro Castaldo. Ciao Pietro, Ciao a benvenuto. tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per essere presente. Iniziamo subito. Oggi parleremo di due suoi lavori. Pietro ha un'esperienza ventennale come artista, un po' in giro per il mondo, ma soprattutto possiamo dire tra Miami, Messico, Dubai, insomma. Ha un po' girato, ci racconterà in questa puntata alcune sue esperienze, ma io vorrei subito parlare di uno dei suoi tanti lavori, bellissimo, vi posso assicurare, meraviglioso, visti dal vivo poi sono strepitosi, ed è Metamorphosis 1. E ce l'abbiamo proprio qui, bello rosso. Come scegli i colori, Pietro? Ma in relazione, il colore viene scelto in relazione alla tessitura che devo fare, perché in questo momento io ho smesso un po' di dipingere in maniera tradizionale, no? Su tela piatta, e amo moltissimo l'aspetto materico dell'arte. E ti posso assicurare che poi Metamorfosi, che è stata un po' la prima, te tengo molto a questo, a quest'opera, perché è stata la prima, da lì si è modificato un po' tutto. Esatto, perché poi c'è Quindi Metamorfosi 2. c'è Metamorfosi 2 e c'è Metamorfosi 3. Ed Quindi ora c'è anche una nuova linea che ancora non ho assolutamente fotografato o immesso, insomma, nella rete o anche nel commercio, perché voglio perfezionare. Sono più delle prove, no? Ne ho 6-7, ma ancora non sono soddisfatto. Sempre su questa linea, comunque sia, cambiando colori e andando su due colori dal bianco sabbia oro. Dunque è rosso perché è un colore arrogante, è un colore che risalta secondo me anche questa tessitura che per come poi c'è stata le, per come è nata l'evoluzione non è neanche che sia così violenta. Ma senti, Pietro, allora è ti più che può. mai è il giocare con un mix di materiali, no? Che sono molto inusuali per il mondo dell'arte, che sono la maggior parte materiali edili, dalle colle specifiche per glue, alle colle possidiche, quelle dei calzolai, al gesso, al cemento edile. E anche questo rosso, alla fine, altro non è che è uno smalto per esterni, per ringhiere. Ecco, infatti il bello dei lavori appunto di Pietro è che comunque utilizza o materiali di riciclo o anche materiali particolari, poi parleremo anche delle vernici Lamborghini utilizzate per alcuni suoi lavori. Ricordo che è anche stato presente a World Art Dubai lo scorso marzo e all'International Digital Art Design, quindi insomma Pietro è veramente molto attivo nel mondo dell'arte. Eliana, prego, so che volevi porgli una domanda che stai fremendo. Sì. Sì, perché il rosso è il mio colore preferito, quindi per me questo quadro è fantastico e mi trasmette, cioè sembra quasi che pulsi, no? Cioè è Guarda, è vivo. un po' il concetto che io, di dinamismo, no? Quello che volevo comunque sia realizzare. Poi, se c'è tempo, io ho anche gli altri due metamorfosi qua. Possiamo fare una breve. Cioè, che c'è un'evoluzione, no? Sono tutti diversi, no? Ma comunque sia paralleli fra di loro, convergenti. Certo, ma infatti volevo chiederti, ma nasce come rosso in senso di amore, passione o drammaticità? No, questo è un po' un mix, comunque sia, l'ho anche spiegato in altre interviste. E comunque qui c'è. Non c'è gioco, diciamo, dai, è una metamorfosi, è un po'. Non voglio essere pesante quando parlo dell'arte, però se vogliamo è anche un po' una cosa autobiografica questa. Per me è molto autobiografica. Per quello ti ho chiesto Sì, se sì. per amore o per drammaticità. È una cosa molto, io la vedo come una cosa molto violenta, se posso usare questo termine. Dove c'è qui c'è molta violenza, ma la violenza dell'anima, che resta dentro, no? Che alla fine poi, forse per poca gente, ma per qualcuno esplode.
Ma è un cambiamento, E ti quindi non c'è più rappresenta, cosa. e ti rappresenta Pietro perché per come ti conosco, Pietro è una persona molto dolce, molto affabile, cioè veramente è carinissimo, ma nello stesso tempo anche un temperamento vulcanico, giusto? Sì, ma è più un'intolleranza molte volte a restare, no? In quello che devi restare, no? E questa è un po' è un po' un'esplosione, no? A dire, vedi, da una situazione flat, no? Poi qui ci sono forse dei punti di rottura, secondo me, con dei cambiamenti, per me è molto emozionale questa linea, veramente. E forse è sicuramente autobiografica, ma non è appunto una violenza cattiva. No, no, no. È più un'intolleranza, un'intolleranza che poi sfocia nel cambiamento. Per questo l'ho chiamata E qui promossa. Pietro ci offre veramente tanto di cui parlare, perché l'intolleranza che sfocia nel cambiamento, quale cambiamento sarà? Lo scopriremo. La scaletta era un'altra, ma la cambiamo subito perché vedremo anche Metamorfosi 2 e Metamorfosi 3. E quindi a questo punto qualche secondo di pubblicità, ma rimanete con noi, mi raccomando. Eccoci nuovamente insieme, italiani che ci seguite dall'Italia e dal mondo, e abbiamo inquadrato al posto di Pietro Castaldo Metamorfosi 2. Pietro, raccontaci di questo tuo lavoro. Dunque, queste sono tre opere per ora, e comunque che credo di finire qua. Sì? Sono simili, ma c'è l'evoluzione, no? Dunque c'è la Metamorfosi 1 che è abbastanza piatta e piano piano emerge, comunque secondo me, una sua turbolenza, che è quella, che è una turbolenza interiore comunque sia, indubbiamente. Poi qui si fanno dei buchi, qui si tengo molto. E E qui ci questi sono delle buchi linee che cosa rotture. rappresentano? Che cosa rappresentano i buchi? Rotture. Sono buchi di frattura. È il flat che comunque emerge pian piano, vedi? Sì. Sono delle modificazioni che possono essere delle modificazioni di vita, di anima, di concetto, di concettualità soprattutto. E poi vedi, qua c'è comunque una tessitura diversa, non so se riesci a vederla, no? Sì. Si Che vede? oltre, no, ad essere una cosa magari a chi piace, logicamente, no? Estetica e puramente decorativa, qui ci sono tanti piccoli miei concetti. Qui c'è una linea, sono tutte linee comunque di frattura, è un qualcosa che si modifica, okay? Che un qualcosa era piatta e che pian piano si sta modificando. Non so se riesci a vederlo. Eliana, c'è qualcosa che vuoi chiedere? Con che materiale ha realizzato questo quadro? Dunque, tutte e tre metamorfosi sono realizzate con materiali diversi, comunque dei materiali che non sono stati immessi nella prima o nella terza opera. Qui ho usato molta plastica di riciclo. Bello. Quindi siamo Plastica di riciclo è sempre il mio solito. Allora, io quando parlo di rosso, logicamente qui ce ne sono tanti di rossi, tante tonalità, poi tanti rossi che vengono comunque sia abbassati o alzati di valore, sicuramente. Comunque, Certo. il rosso dominante, il materiale dominante è sempre quello dell'enamel, dello smalto per esterni. Ce ne sono tanti, più fluidi, meno carichi di croma. Comunque, ecco, c'è qualche piccolo spray, di base però, ecco, questo rosso è sempre il rosso material building, insomma, per materiali edili. E passando a Metamorfosi 3. Che adesso Pietro ci accompagna, eccolo qua, bellissimo, Bello. bellissimo. Questo qui è uno dei miei preferiti. Allora, qui invece c'è polistirolo, ci sono molti tessuti aggrovigliati, no? Usando epossidica, ti spiego un attimo proprio l'esecuzione tecnica del lavoro, i materiali. Certo. È molto, qualche mio short che essendomi ingrassato non andava più bene, dunque ecco, è stato impastato con colla.
Delle lenzuole molte volte, sai cosa? Apro il cassetto e sono rimasto senza lenzuola perché le ho incollate tutte. E non è un gioco che sto dicendo, è vero, più di una volta sul materasso. Allora, poi magari sai, sono piccole inclusioni di gesso, ma non ci sono mai cose naturali, tipo ne so, una pietra che vado lì a mettere. Comunque il concetto è quello di creare, no? Sempre, anche una piccola cosa. Qui c'è uno strato di polisterolo che poi viene squagliato e poi viene aggiunto sopra un altro per cercare una certa tridimensionalità. Non so se si vede, ditemi voi. Io Sì, si vede, si Sì, vede. si vede. con il telefono così non vedo nulla. La tridimensionalità pare, ma pare molto bene. Questa è l'esplosione finale, vedi, dove viene tutto fuori praticamente, dove il piatto rimane sotto e neanche è più piatto come nei due. Il piatto, diciamo che l'aspetto flat viene comunque ricoperto da un altro piccolo strato, ma poi tutto quanto adesso emerge. E di quello che era prima, di quello che era nella prima opera, non c'è più niente. È venuto fuori il cuore, il vero, fuori la vera anima, il vero cuore di chi, forse di chi ha fatto anche questo. Ripeto, Esatto, c'è molto di autobiografico qua, queste tre cose. c'è molto di autobiografico. Difatti, nel vedere questi tuoi lavori, non so, forse per me che non conosco, si capisce molto di te. Abbandonato tutto, contro tutto e tutti 20 anni fa, no? Andando per la mia strada, con mille paure e mille incertezze. È un po' un percorso. Non voglio poi guardare assolutamente, odio la retorica in tutte le sue forme, però se vogliamo dargli un significato è proprio questo. Questa è l'esplosione finale. Questa è l'esplosione. Perfetto, Pietro. Qualche secondo di pubblicità, rimanete assolutamente collegati. E con Pietro Castaldo veramente le scalette mai sono rispettate perché Pietro è un vulcano in eruzione e difatti apriamo con un altro suo lavoro che non era assolutamente in scaletta, ma che sarà l'anticipazione per una prossima puntata che registreremo, che faremo appunto con Pietro. Pietro, proprio due parole su questo lavoro, non di più, perché poi tutti i nostri spettatori ci seguiranno nella puntata dove parlerai di questo tuo lavoro e di altri due tuoi lavori bellissimi. Proprio due Allora, qui parole su questo. cambiamo completamente tecnica, cambiamo materiali, è solamente stucco edilo interamente modellato a mano. L'aspetto materico amo molto sporcarmi, proprio sentire, no, l'aspetto tattile, percepirlo, il materiale morbido che piano piano si indurisce sotto le mie mani. E poi sono diversi strati di colore, comunque sia. Quello che spero che si noti, non so se con il video sarà possibile, un certo dinamismo poi che viene fuori da quest'opera, dei vari contrasti sia di colore sovrapposti, ma soprattutto di tessitura. Ho veramente messo tantissimo tempo per creare questa tessitura qua, soprattutto in Ecco. questa parte, non so se si può notare. Bellissima, Ci sono bellissima. sempre comunque, sai, le mie piccole fratture, quelle rimangono, Ecco, piccole allora adesso ferite vorremmo avere te che in video. Parliamo di queste fratture, fratture d'amore, fratture della vita. Non entriamo troppo nel particolare, assolutamente nel personale, non mai. Però, insomma, penso che adesso chi ci sta seguendo vuole sapere. ti lasci dietro, no? E che comunque sarà, ti accompagna per il resto della tua vita. Ma a cui non puoi restare né fedele né tantomeno prigioniero, no? C'è sempre questa voglia di esplodere in altre cose, in altre situazioni. Senti Pietro, tu a chi ti sei ispirato in passato o a chi ti ispiri, se ti Allora, ispiri a qualche artista? ma assolutamente sì, perché guarda, secondo me se sei il cosiddetto autodidatta, no? Comunque se sei un ignorante. E nel materiale dell'arte, in questo momento dove forse è stato tutto e tutta la concettualità
grande, no? È già venuto fuori e non va da nessuna parte. È giusto ispirarsi ai grandi maestri che hanno avuto per primi, no, una grande idea, espletata poi in una concettualità che può essere un taglio su una tela, no? E da Certo. lì il mondo, ok? Quindi sto parlando non a livello di tecnica pittorica, no? Come può essere l'espressionismo. Sì. No, parlo di altre cose, parlo proprio di concetto. Certo. Dunque parliamo, che ne so, parliamo di Burri sicuramente, che era mio nonno, era una gallerista, mio nonno è di Città di Castello e lo conosceva personalmente, cioè erano della stessa generazione fondamentalmente. E questi rossi, sicuramente questo colore è stata una cosa che mi ha sempre molto molto colpito. Quello che io cerco di fare è di non copiare queste grandi icone, che perlomeno per me lo sono, ma di rendere comunque agganciarmi, no? A qualcosa che mi piace molto, rendendolo originale, rendendolo mio. Un altro concetto, un altro grande del Novecento, che secondo me siamo però gli opposti, no? Come concettualità, come Burri e Armand, no? Della scuola del neorealismo. Io ho avuto il piacere di incontrare a New York negli anni 90, sembra erano. E anche lì, a livello estetico, questo concetto materico delle accumulazioni, avrei voluto essere io il primo a crearlo, sinceramente. Però con un'altra mia linea, ho cercato di e agganciarmi a sta cosa che comunque a me piace moltissimo, che amo molto, ma di renderla originale. E se vuoi, questa è una delle opere forse che rappresenta di più questo concetto. Questo si chiama No, Wonderful. Wonderful Disorder, giusto? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo lavoro è veramente strepitoso. Questo è realizzato con materiali. E qui sono rimasto senza lenzuola praticamente per farlo. No, questi sono solamente tessuti impastati con epossidica e con colla per parquet, per legno. E al Esatto, dici. contrario del neorealismo, dove si usano prodotti comunque sia, no, del consumo quotidiano, e a me sarebbe piaciuto tantissimo incollare dunque qualsiasi cosa che io vedevo, anche le persone, guarda, attaccate al muro, ma ripeto, cercavo sempre di non copiare nulla e poi comunque di dare sfogo anche un po' alla mia fantasia, perché queste opere poi sono divertenti, sia da fare che da osservare, insomma, no? È l'arte da intrattenimento. E dunque, ecco, sono piccole inclusioni di piccoli oggetti nascosti, comunque danno anche piccolo senso. Riuscite a vederlo? Sì, si vede. Ok, Molto bello. infiliamo, vedi, nei meandri. E ci sono tutte queste piccole, è pieno di queste piccole cose improbabili, no? Che tu vai a trovare, man mano che guardi il quadro ti appare sempre di più, comunque sia, ti appaiono sempre di più i piccoli particolari in evidenza. C'è tantissimo lavoro sopra, soprattutto sopra a questo tipo di opere. E hanno una Eliana, concettualità opposta. ti interrompo un attimo, Pietro, perché vorrei sentire l'opinione di Eliana. Cosa ne pensi di questo Wonderful Disorder? L'utilizzo di materiali eterogenei così è molto. Però volevo chiedere a Pietro, di là abbiamo delle ferite in metamorfosi, ok, abbiamo queste ferite, di qui non le vedo. No, assolutamente, questa è la concettualità, questa è l'arte gioiare, questa è la gioia di fare arte, di creare, ok? Forse Dall'altra è parte di il Pietro. passaggio successivo a metamorfosi, dove uno riesce a fare quello che vuole finalmente, no? Dall'altra parte di Pietro, quindi. Sì, sicuramente. Senti, siamo in chiusura, ma Pietro, quale altra parte ci farà vedere prossimamente? Ma ho tante cose da farti vedere perché sto producendo molto e ancora, ripeto, sembra che io sia fermo, ma ho Eh due beh, da no, ci va farti. il tempo per produrre, indubbiamente, cioè voi artisti Sì, dovete avere il tempo sicuramente. per Ho produrre. altre 6-7 opere voglio parlare di concettuali diverse, poi le vedrai comunque, Alessandra. Però ecco, ci sono tante Assolutamente cose sì. nuove.
Le vedrò sia dal vivo Sì, del prossimo spero. viaggio negli Emirati Arabi, ma anche in foto. Però quale parte di te c'è nei tuoi prossimi lavori? Diamo solo proprio un È un mix, input. guarda, c'è Burri e c'è Arman, ok, per capirci. C'è quella che E c'è c'è il Pietro taglio, nascosto. il prezzo, sì. E c'è Pietro nascosto. Va Sì. bene, io ormai siamo giunti assolutamente al termine. Ringrazio Eliana per essere stata presente in trasmissione, come sempre, l'opinionista della trasmissione. E grazie a Pietro, alla tua esplosività, al tuo carattere. Cioè, Scusate, grazie a veramente, voi. lavorare con te è sempre divertimento e spero che tutti voi vi siate divertiti, oltre che aver apprezzato le opere di Pietro, perché vi Vi posso ringrazio del confermare. vostro tempo, di avermi dato modo di poter esprimere, no, anche a voce quello che poi alla fine è dentro di me quando creo queste mie cose. E magari no, uno ne ha sempre, sempre poca occasione, no, fondamentalmente, perché anche quando sei a una mostra e raccontare tutto in 3 minuti, no, a qualcuno che ti chiede cosa rappresenta, no, che è una delle domande che odio di più, no? È Certo, sempre difficile in due secondi. poter raccontare ovviamente Sì. qualcosa che è molto più complesso. Va bene, io ringrazio tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Ciao, grazie.